Guarda che gli ho dato Zani da mangiare. Carote, ieri l'ha imbottita. Carote, mele, la qualunque. Stamattina si è alzato e vomitato. Gli ho detto 100.000 volte che gli fermenta nella pancia, ma non capisce. La frizione. Non è solo della marcia indietro. Si sente così. Hello, peoples! L'ha imbottita ieri, l'ha imbottita di mela, come si chiamano, carote, senza, dice la carota fa bene, la mela fa bene, dipende, se il cane gli marcisce non lo so come reagisce, se hanno il diabete, se cose. Ora io stamattina sto andando da, e quindi situazioni stressanti e allucinanti, stamattina sto andando da, poi fa un caldo, ci saranno 20 gradi. Stamattina sto andando da quelli della Fiat, a vedere come si deve fare per questo rumore che si sente. Insomma, gli devo lasciare la macchina, non stamattina, e mi devono vedere tutti questi difetti. Intanto quelli più che le luci, lo sfarfallio che per ora può andare. Intanto il sostegno qua, come si chiama, il supporto motore e la frizione. Farmi queste cose qui, perché io non posso stare un mese e mezzo per aspettare che mi sostituiscono due cose, perché la macchina la devo usare. È una cosa stressante, non posso andare, non ho paura che si rovini il meccanico. Un meccanico mi ha detto, quello vecchio che avevo, mi ha detto che non è un problema per il supporto, che la macchina non si rovina, ma non posso viaggiare. E poi loro possono dire quello che vogliono, non è che mi deve venire prendere il carro attrezzi, avrà un limite. Se non è un problema, allora non si sostituisce e si lascia il motore che vibra a 14.000 km. La stessa cosa alla frizione, non è possibile. Senti il rumore che fa, che sembra di... Quindi sono vibrazioni e cose. In più, lei gli ha dato, ha imbottito il cane ieri. Faceva, ieri Zani, cioè ieri, tutti i giorni sta facendo una cosa che io non voglio dare fastidio, non voglio, ma non voglio neanche che la paragoni con quello che faccio io, che facevo io, diciamo, ancora lo so fare, ma non sto facendo per questione di giri, di amicizie e di cose, col freestyle, perché è una cultura diversa. Non c'entra niente, questa è una musica che lei utilizza dozzinale, poi se l'è presa con i gay, con gli omosessuali, così a vanvera, no? Uno che gli è venuto a fare qualcosa utilizzando il suo essere gay o lesbica o cosa, così come se è una malattia, come se le persone sono tutte uguali, come se uno ha un problema con una donna e allora tutte le donne sono malate di mente. Cioè è una cosa, una mentalità che io non ho costruito nella mia vita, non mi interessa, delle persone che pensano una cosa del genere, hanno loro problemi mentali, perché non si può fare un gregge, un branco della gente, di una cosa. Non è che saranno tutti perversi, come gli eterosessuali non saranno tutti perversi, come le cose. E non si può avere, guarda che confusione che c'è, e non si può avere una mentalità così malata. Questa è la mentalità malata, simile a quegli eterosessuali, omosessuali e cose che hanno delle patologie, che hanno, ma non è che su tutti, tutti perversi o tutti hanno uno stile hardcore, tutti, cioè, questa è una cosa sconvolgente. Ora io vi sto dicendo una cosa, sto andando a fare questa cosa, è tutto così, è tutto. Ieri cantavo, 3 ore e mezza, gli vengono, non ha studiato canto, a differenza mia. Non ha studiato musica, non viene da un coso musica. Se glielo chiedi dice sì, io musica, io queste cose, oppure gente mi dice lei queste cose le faceva già da prima, cantava, parlava, beveva, certo ha una certa età, più di 50 anni, ha fatto delle altre cose prima, non è che stiamo parlando con una bambina, ma non in maniera così esasperata
è folle, senza un non è che c'è una cosa atletica. Per me il freestyle è una questione di sfida atletica nelle ore, non è che solo il combat, cioè io per come l'ho fatto, non è solo il fight. È una questione di devo fare ore di freestyle, ci vuole studio, meditazione, una ricerca, il respiro. Cioè, queste gli vengono i polipi alla gola, già parla. Già alla gola così. Insomma, non è una persona che ha dedicato la sua vita alla musica e alle cose. Quindi, e poi che tipo di musica? Renato Zero, cose per poi dirgli che sono tutti gay, cioè, che sono malati di mente. Cioè, una cosa, drogatico. A me la drogata, ve lo ripeto, mi sembra lei. Non so che cosa gli hanno somministrato. Non so che cosa gli hanno somministrato. Lavoro in nero di qua e di là. Io ripeto, questa è sudditanza al marciume. Questa è la mafia istituzionale. È inutile che lo Stato mi viene a raccontare le balle sulle associazioni per i cani, sulle associazioni di beneficenza, sulle associazioni di cose. Va tutto male? No, non è che io dico che va tutto male, c'è della gente che riesce, che cerca di fare il bene, quello che si fa bene, circa, ma la base è marcia, è fake, è roba falsa, c'è un'induzione alla, quindi inutile gli dite alle persone che la gente è mafia, se è lo Stato che fa associazioni finte, non fa i controlli come li deve fare, non li fa dove deve fare, fa tutto un testo unico, un mischia mischia di cose, e succedono ste cose. Quindi una persona che è fuori di testa, 3 ore e mezza, come quelli che ho avuto quando mia nonna ha fatto 100 anni, che faceva tutta lirica per rubargli 2.000 euro. Io ho studiato musica, l'ho lavorato con grandi tenori, non hanno lavorato con nessuno perché io so riconoscere gente, a parte Zani, che non c'entra un cazzo con la lirica, non, perché si studiano queste cose. E chi le studia? Non è detto che siano persone capaci, perché hanno frequentato un corso, perché hanno frequentato. Quindi è una cosa perché gli hanno rubato i soldi, poi da mia nonna sono spariti, non si sono visti più, c'era un sacco di gente infilata là dentro a posto di farli vivere. Di spingere per i nipoti, cioè i miei figli, e queste cose qua. Questa è tutta la mafia istituzionale che praticamente ormai è bypassata, perché queste cose sono sette, non è possibile, sono delle sette sataniche, pare satanismo. Tutte, poi ogni cosa che gli dicevo, cambiami la musica, cambiami quello, mi voleva attirare in questa, cioè io mi devo stare lì ad ascoltare della musica dozzinale. Commerciale, musica commerciale, mi devo riempire le orecchie di una musica estremamente un prodotto commerciale per fare che cosa? Per svuotarmi di una cultura, di una cosa mia personale, atletica nel freestyle, di una cosa per riempirmi di una cosa tipo panca bestia del pop, tipo il trap del pop commerciale. Questa è sicuramente una persona che è stata manipolata. Ed è stata imbottita come lei ha imbottito ieri Cali, faccio vedere la cosa, dandogli continuamente frutta, frutta, bene, bene, questo gli fa bene, questo gli fa bene, questo gli fa bene. E c'è una cosa tanta di frutta, di Anganuzzo che gli marcisce nella cosa. È finto bene, è gente che fa delle cose, che spinge in estremo nel marciume, nella base marcia istituzionale, incapace a discernere e a fare delle cose fatte bene, spingendo quello che è considerato, che poi si evolve, che la gente fa mafia, che le persone diventa tutto mafia. Ma io vi dico una cosa di più, perché non sono solo sette mafia, sennò questi se ne escono in poco e niente. Questo è terrorismo. E le istituzioni, come i magistrati, le cose, inutile che raccontano balle. Fanno filosofie, fanno le cose. Sono un misto di incapacità, quindi scarsezza e gente sporca, macchiata. E in più sporca anche le altre cose. Loro combattono i poveri cani, loro aiutano questo, loro aiutano. Loro non aiutano proprio un cazzo. Nella percentuale del nulla, loro di giustizia non ne fanno proprio, anzi spingono una finta giustizia, una finta aiuto, una finta cosa che dice che la gente reagisce in mafia, quindi inutile che se la pigliano che i clan, che le cose mafiose, quando sono indotti, questa gente è indotta dalla scarsezza delle istituzioni, da una finta
una finta regolamento delle regole, una finta forma istituzionale. Sono finti, spingono tra la gente un finto bene insinuando il male, imbottiscono le persone di balle. E ho mille prove, queste sono le prove. Una pazza che fa lirica, sicuramente imbottita, perché è impazzita, perché gli fa male. Una persona che ti vuole bene, che ti ha voluto bene, qualche cosa, la casa, ma poi le cazzate che dice, lei ha spezzato i rami, sì, mi ha aiutato in campagna, cose, ha scavato fosse, ha tagliato, ma che cazzo c'entra? Cioè, ha comprato, lei non ha comprato niente, ha comprato, si è preso il divano, glielo ha infilato, è tutta un'altra storia, tutta, ma hai fatto un culo, io ho fatto, cioè, lo vedete nei video, nelle cose, cosa c'entra lei? Se uno si fosse basato sul lavoro che ha fatto lei, di dare un coppiscupa e di spezzare quattro rametti, cioè, una volta, la campagna venduta, non c'entra niente, la campagna è tutta un'altra storia, che c'è una coproprietà finta di persone che la utilizzano come pazzi. Se uno si fosse basato sul lavoro che ha fatto lei, non ci sarebbe niente, né a casa, né in campagna, né a casa. Quindi lei è un ospite che prima andava d'accordo con me, cercavamo di cose, però fidandosi di altre gente, come i miei familiari, poi si è dissociata totalmente, si è fatta bindolare da altre persone, quindi non è più un legame affettivo, ma è uno strano legame affettivo, cioè praticamente una persona che è vera, che è sincera, non ti dice dai, brava, dai, fa, oppure spariscono e poi spariscono, ma ti dice che cazzo stai facendo, ma che sei fuori di testa, ma questa è una roba finta, che come lo puoi assimilare al mio, che cazzo sta facendo, che cazzo sta facendo. Che cazzo stai facendo? Che roba state facendo? Finto bene, finta cultura. Di che cosa state imbottendo la gente? Di balle, di menzogne e gli somministrate le cose, cioè. Oh! Gente che da lì a mia nell'occhio, se è l'occhiale. Ma guardati il buco del culo, agente, poliziotti sporchi, che non agite nel nome del bene, agite nel nome del male. Questa persona è impazzita. Lavoro nero, sfruttamento, schiavitù, mafia, terrorismo, sette, droghe pesanti. Un conto è drogarsi e andarsene a ballare in discoteca consapevole di quello che ti sei preso, e un conto è imbottirsi di psicofarmaci, di droghe, di cose che ti mandano fuori di testa pesante per stare inflata a casa con mia, cantare o andare a lavorare o andarsi a fare una passeggiata o avere a che fare con cani, familiari e cose. Un conto è prendersi un caffè consapevole che ti serve il caffè per stare sveglio, e un conto è che ti mettono un caffè quando vai a dormire inconsapevolmente. Devo stare tranquillo, io sono tranquillissimo dentro, fuori no, perché fuori ci siete voi suckers. Infatti mi sono dovuto portare, dove sono? Cali e Tofì, me le sono dovute portare dalle Gistun e staccamanare. Bisogna stare attentissimi, mi sono dovuto portare Cali e Tofì perché non gliele posso lasciare, perché chissà che cazzo combina, che cosa. Non lo so cosa gli... No, te lo giuro che non gli do più niente, te lo giuro, 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 ma l'ho sentito dire 100.000 volte. Poi gli cambia la testa con un colpo di vento, basta che apri una finestra e entra un colpo di vento, cambia carattere, scarattera. Com'è possibile? Che stabilità? Questa è l'assunzione, la somministrazione, oltre alla manipolazione affettiva, la manipolazione sociale, di qualche cosa di pesanti, di droghe, di farmaci, che combinate, magari poi, non sempre in continuazione, non lo so con chi a cazzo ha a che fare, ma non è che è la prima volta che mi capitano queste cose, di avere a che fare con questa gente, però un conto è dirlo, accorgersene quelli, là mentre è nata mia figlia a Bologna, avevano le chiavi di casa, entravano nelle stanze, non si capiva più chi abitava a casa mia, e mi hanno messo qualcosa, io che vengo un po' dalla strada, queste cose le ho fatte per divertirsi, me ne sono reso conto, queste non se ne rendono conto, capito?
Per questo, Andrea, io super impare, non acquisto roba nelle strade. Per questo io da anni facevo quella cosa. Per questo sto attento anche quando mangio qualcosa da qualcuno, bevo qualcosa da qualcuno. Ho assunto delle situazioni e l'ho fatto da solo, cercando il negozietto, la bustina, la legalità, la birra che mi apro io quando bevo le birre, anche se non bevo. Cioè, per questo, per non fare questa fine, per non urlare, sbraitare, liricare a bambera, a bambera. Per creare casino, così vengono polizie e cose. Ma cosa venite a fare? Scarsissimi. Che cosa venite a fare? A chi? Contro chi? Contro chi? Siete scarsi. Siete scarsi e sporchi. Cioè, io non è che ce l'ho a bambero con tutti. Sicuramente ci saranno, forse, spero, delle persone valide, capaci di capire quello che... Ma se siete pagati, chissà la concussione. Inutile che mi raccontate la corruzione. È l'atto così, la concussione è l'atto contrario. No, la corruzione, concusso significa elettrizzato, significa come quando c'è la carica elettrica. Quindi la corruttività è una cosa, è il denaro che va e che viene, che si spiega, che o è giusto che ti danno dei soldi, o non è giusto che ti danno dei soldi, è tutto fatto in base a una specie di pizzo. La concussione non è come raccontano, la concussione invece è proprio la conferma del denaro, cioè del bisogno di una carica o supplementare o base in un sistema che non funziona. In un sistema che non funziona, che negano. Quindi la corruzione sono i soldi. Di un sistema che non funziona. La concussione è la prova che ci sono i soldi per stimolare, come stimolo. Inutile che raccontano cazzate, che sono il movimento, uno che va e uno che viene. Chi va oppure chi viene chiamato. Attivo o passivo. Quindi Peoples super impare non ce l'ha né con le istituzioni in generale, cioè crede che se vivi in un posto e volete credere in uno Stato per gestire tanta gente, ci sarebbe bisogno di una nazione, uno Stato, delle regole, visto che non ce la fate con quelle della coscienza. Super impare, non ce l'ha manco con la gente delle strade, delle mafie, delle cose, perché sa perfettamente quanta sofferenza, quanta pazzia, quanta induzione, quanta spinta, come nelle istituzioni, per avere soldi, per avere cose, c'è in queste cose. Super impare ce l'ha con chi, detto pulito, cioè senza essere volgare, mi suga la nicchia mia e attorno a me. Ora, mi piace che scherzo ogni tanto, vero? Ora, vi dico una cosa. Io sto andando qui, ora io ci piglio la testa a chi incontro qua davanti, a chiunque si para davanti, questo da pugliese, ci piglio la testa, c'ha acchiappo e c'ha comincia a sbattere, perché sono stressato da loro, da una macchina che è un gioiellino, che è troppo carina. Ah, mio padre l'ha affittata anche per motivi suoi e cose, dice lui, che non so se se ne accorge, perché non ha fatto l'operaio, non ha fatto le cose, che la macchina ha 100.000, quella non ha questi problemi, a parte qualche problemuccio sul vetro e sulle cose. Quindi ora vado lì, gli piglio la testa e gliela sbatto in tutti gli angoli, in tutti gli spigoli del coso che ci sono. Ce la metto in una busta e ci comincia a sbattere un neghier. Non ne sarei capace, perché sono una brava persona. Però non vorrei impazzire un giorno di questi con tutto sto schifo di psicopatici che vi siete costruiti. In siciliano si dice così: va dai ammato un terrorismo. Vi siete armati un terrorismo. Loro fanno le associazioni per la gente, le cose, il lavoro.
di qua e di là. Ma che cazzo dite? Fate cose finte, fate roba finta. È per colpa di tutta sta roba finta che c'è qua. È per colpa di queste cose, di questi buchi, di queste cose fatte a cazzo di cane, che una panda diventa una cosa che fa schifo. E non ce l'ho né col cazzo né col cane. Ma chi ha indotto, a chi utilizza tutto questo cazzo di cane, capito? Perché è necessario per forza. Cioè, una persona che viene messo in un ambiente del genere, in un coso del genere, deve fare le cose a cazzo di cane. Messo nel finto bene, una persona deve girare il male che ti arriva, lo devi girare a qualcun altro. Cioè, non è possibile, manco ve ne rendete conto. Per non parlare di quella mia nonna sotto 105 anni, una persona benestante e cose come è ridotta, come devo essere io a spaccarmi con un c'è una discesa, tutte cose che ci stanno a carenno, lì sono entrati i topini, i lavori fatti male, gente che non viene a lavorare, persone che negano la cosa, gente comunque anche in nero, quindi. Cioè, avete le istituzioni, inutile che viene la polizia, spatta la polizia, viene nei mia. Da me, cioè, pazzesco, a posto di andare a vedere chi intossica, chi fa mafia, chi fa terrorismo, chi fa lavoro in nero, chi fa schiavitù, chi fa droghe pesanti, chi somministra, chi si fa fottere da questo sistema, prendendo del male dalle istituzioni finte e dalla gente ormai diventata così. E spingendo il male e raccontando in più cazzate su di me. Ieri queste le cazzate, una cosa impressionante, la casa è sua, la casa è mia, la casa è di quello, la casa è... Qua c'è una situazione diversa, come con la macchina. Io ho avuto, la famiglia mia si è imposta sulla gestione di alcune cose. Loro si sono presi sia a Palazzolo che qua la gestione di tutto, come con i miei figli, con gli avvocati loro, le cose loro. Perché? Perché io ero senza soldi, ma ero senza soldi perché mi hanno lasciato loro senza soldi, dicendomi lì dove avevo lavorato per terzi, sia qui che lì, fottitene, lascia stare, ci pensiamo noi, cose, obbligandomi a fare così, anche perché hanno le amicizie e le conoscenze nei vari posti. E in più poi le loro cose non le hanno gestite bene. Quindi la stessa cosa la macchina, questi vedono probabilmente che la macchina ti è stata regalata. Ma regalate il cazzo! E poi che cosa vuol dire? Regalate il cazzo, me ne sarei comprato tre macchine, con le mie capacità, il mio lavoro e anche la mia dote familiare, una parte di quello che potevo fare. Regalate il ca... Ma che cazzo di mentalità? La mafia! Ma non ve sabba ho fatto la mafia, che poi ve ne uscite dopo un pochettino. Questo terrorismo diffuso, vi ha chiamato terrorismo, e poi cercate nella gente il terrorismo, il mafioso. Ma se siete voi con la vostra scarsezza e inettitudine a costituire questi sistemi così, che la gente sa girare un male, cufutte, futte, cufutte, non futte, e bene, tutta chiacchiere. Vediamo chi sta, che buono, passa. Ora vediamo qua che cazzo mi dicono. Questo su con mafia, 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 sette, mafia, gente impazzuta, gente, gente distrutta, persone che si negano, persone che se la scappottano, persone che ti danno risposte che uno li deve filmare in faccia, risposte proprio che sembra, diceva, boh, è depistante. No, no, è mafia, è uno che ti risponde, è come se tu vedi ammazzi una persona e tu dici no, io non sono stato, non lo so, non c'ero quando ci sei ed è colpa tua, è mafia. Devi dire alle istituzioni che devono andare a guardare le cose grosse, penali, gravi. Tutte, no una sì e 100 no. Scusate, fra di voi,
Fatevi tutto il male che volete, a me non mi sucate la minchia. Con questo mafia, sette, con questo terrorismo diffuso, istituzionale, perché ne ho le prove. Inutile che ha sucato la minchia, quella è impazzita. Ah, cantante lirica, i gay, e poi canti Renato Zero, canti i drogati, tutti i gay drogati, tutti con la droga delle droga, la droga tutta a testo unico di droga, e poi caffè, sigaretta, caffè, sigaretta, cioè, ma non so riconoscere una persona che è stata, che è fuori di testa, ha imbottito il cane, ha imbottito le cose. Ma una cosa da psicopata, poi chi da stamattina ti chiama una, puoi venire 2 ore, poi ma chi è una aspirapolvere? Ma chi è una aspirapolvere? Questa è manipolazione e somministrazione indesiderata di droghe pesanti, FAMC, droghe pesanti, cosa che ci vuole la prescrizione? Chimica, farmaci. In più, inconsapevolmente, che è la cosa più grave, cioè a terzi. Questo è stress, questa è una cosa che senza motivo o per motivi subdoli ti danno una vettura perché io l'ho comprata, perché me l'hanno regalata. Regalate il cazzo, perché voi le cose di una famiglia non le sapete. Sapete scrivere puttanate. Sapete scrivere cose finte. Mentre io si alliscio uno soldo e poi nella famiglia ci sono cose di omicidi, pedofilia, avvelenamenti. Probabilmente la colpa non è solo di chi fa o subisce, ma sono stati spinti. Come a me, in questo momento che mi viene una cosa rincazzarmi. Logicamente cercherò di non farmi portare, di incazzarmi giustamente, di non farmi portare e di documentare con la verità, non documentare cazzate. Shh. Stai zitta, Cali, zitta, zitta un po', zitta, purtroppo non ti posso lasciare là. Oh, vediamo questi. Shh. Aspetta là. Che caldo. Salve. Sono Marignaggi. Sì. Ma com'è finita? Cioè, ci dobbiamo dare, ci diamo un termine se è possibile. Certo, io qui ho la sua. Cosa manca? Perché mi hanno detto anche quelli dell'assistenza Fiat. Voi dite che l'assistenza, sì, che loro non sono niente, è un'assistenza, no, non contano. Assolutamente, l'ha detto. No, mi hanno detto, non lei, però. Ma mi hanno detto così. Sì. Allora li eliminiamo, o qualcuno deve essere eliminato. È inutile tenere cose inutili. Poi sono gentilissimi, come anche voi alcune volte. Però bisogna capire, tanto loro mi dicevano che pezzo manca, che cos'è che... Allora, un attimino io vi dico subito. Allora, tutti questi sono i ricambi che abbiamo ordinato per la sua macchina. Sì. Come vede, li ho ordinati 16-11 con questo, sì, numero, lo so, di lo ordine. So. Io vi ho fatto anche una per aiutarla. Sì. Un ticket, sì, là, la stessa, dice, per spingere, esatto, i pezzi, per insomma, sollecitare. Il numero del ticket, così chiamo anch'io e sollecito. Perché è capitato con l'ambulanza, sì, vi faccio questo esempio. Oh, allora, gentilissima, come sempre, giorno 20. C'è da uscire pazzi, non gli arriva praticamente il kit frizione, c'è da uscire pazzi in questo stato italiano. Io non ho capito tutta questa... Giorno 20, intanto abbiamo pianificato l'intervento, giorno 20. Non arriva, lo mettiamo qua su, qua dove c'è anche il cuoricino di mia figlia, che
che mi aveva fatto da piccola. Giorno 20, che me lo sono portato da macchina in macchina. Questa è un'altra presa per il culo. Caro papà, cuoricino, ma uno ammazzato. Allora, meno male che mi alleno. Perché cammino tanto, mi alleno. E niente, allora il kit frizione, manca il kit frizione. Manca il kit frizione, c'è tutto il resto, il supporto, tutte cose, la macchina di cortesia, gli ho detto anche un carrettuolo, cioè non è che voglio la macchina. L'abbiamo programmato per il 20, è stata molto gentile questa persona. Io non lo so come devo fare, intanto l'abbiamo programmato per il 20. Poi vediamo che cosa succede. Gli ho dato l'ID della pratica. È stressante. Ho detto, abbiamo avuto problemi anche con l'ambulanza. E cavolo, c'è. Sì, ho capito, ognuno ha il mezzo suo. Ognuno ha il mezzo suo. Vedi, c'è il mezzo dei carabinieri qua, che è una vita che è messo qui. Non lo so, questo antisommosso. Io mi devo stare così stressato, che devo fare delle cose con la macchina così, con il supporto in sospensione. Casomai poi la frizione la cambiano in un secondo momento. Quando arriva si fa la frizione, intanto mi fanno il supporto, i pezzi di... Vabbè, People's, vediamo come finisce. È esasperante, è veramente esasperante. Meno male che questa persona, minchia, ma c'è un caldo, ci sono 20, 21 gradi. Questa ragazza riesce a gestire tutto così, è molto brava rispetto a quello di prima, che era acido. Però poco importa, cioè è perché l'importante è sostituire il pezzo. Cioè poco importa se lei riesce a non far incazzare le persone, che è carina, che è gentile, è pratica anche nelle cose. Però il pezzo che deve arrivare è importante, casomai lo facciamo in 2 volte. Ora dici, perché tu hai registrato? Io intanto non ho registrato la faccia per ora delle persone. Ho registrato perché si creano delle situazioni, magari si può litigare, si possono creare delle situazioni in cui poi magari per svista o per cose si dice una cosa per un'altra. No, non è venuto qua così. È stato, mi ha aggredito, mi ha detto, sono stata che sì, possono entrare altre persone a parlare, a mettere bocca, a mettere cose. Allora invece il video fa capire, fatto vero, insomma, certo non è che puoi riprendere tutto e tutto, fatto in una certa maniera, può capire, fa capire se c'è qualcuno che interviene, che parla. E che si vede chi ha iniziato, di chi è la colpa, chi ha fatto degli interventi che non doveva fare, chi fischietta, chi si gratta le balle, chi ti istiga, insomma, tutte queste cose qua. Devo andare a fare anche un po' di benzina. E me ne frega a me dell'ambulanza. Dice l'ambulanza, mancano i pezzi. L'ambulanza mi interessa relativamente allo stato di dietro, che deve fare. Qua si tratta di un privato che ha una vettura e non voglio causare altri problemi, non voglio avere stress, non voglio avere problematiche ulteriori, cioè hanno un limite le problematiche, hanno bisogno di discernere. Come le cose di polizia, le cose dei carabinieri, come la giustizia, deve avere una proporzione. Non può essere tutta una cosa che spinge
sotto la polvere, sotto il tappeto, mischiando con tutte le altre cose. Cioè qua ci sono delle persone che stanno andando fuori di te, stanno sforando. Io ho fatto l'esempio, prendere una cosa, somministrare a una persona una cosa di nascosto, già che è una cosa illegale, in più farlo in maniera inconsapevole, cioè spingere tra la gente l'inconsapevolezza, il mischia mischia, per poi tirare da tutta sta brodaglia, sta melma di cose quello che a loro gli interessa. Certo che mi incazzo, io sono una persona e sto cercando di essere circa onesto. Onesto circa lo dico perché? Perché se non c'è l'onestà attorno a me, non sarei onesto, sarei fesso. Capito che è diverso? Se siamo in guerra o se vivi in un posto di mafia, dove la percentuale di mafia, di guerra, di terrorismo e di cose è altissima, e di confusione è altissima, cioè al 99, al 100%, cioè, come puoi fare incombenza tu su una persona o su due persone o su tre persone? Si dovrà, non ti dico omologare, ma prima o poi dovrà fare del male a qualcuno che gli sta facendo del male, quindi circa non violento. Cerco di essere discernere, di essere una persona giusta. Se sta matata la macchina, se mi rubate i soldi, se mi rubate, dovrò procurarmi se il lavoro è nero, se le cose sono imbrogli, se la cosa è, dovrò procurarmi se non ci sono i cestini, se non, dovrò fare in modo di regolarmi in base alle cose. E se, soprattutto se non sono scuse, perché un conto è la scusa, sono le scusanti. Forse conviene intanto fare il supporto e poi magari il kit frizione si fa in un secondo momento. Non lo so, comunque giorno 20, vediamo se arriva tutto assieme. Poi si dovrà vedere questo fatto delle luci, perché non è normale una cosa del genere. Per ora, diciamo, se parto mi trovo in autostrada, in qualche strada, anche perché vi ho detto, mio padre ha affittato la stessa macchina e in base alla sua cosa non ha di queste cose, era tutto contento perché è caruccia, la Panda Hybrid è simpatica, è una bella macchina, ve lo dico, compratela, però state attenti al prodotto, sia chi la compra, chi ne compra tante, che ne compri una, state attenti perché... Ma tutte così sono, anche da quello che ho capito, anche altre marche, anche come la giustizia, come il rapporto tra le persone, come incazzarsi, non incazzarsi, saperci fare, ma alla fine o ti incazzi o non ti incazzi, o ci sai fare a portare avanti la situazione, a gestire nel modo più tranquillo, ma alla fine bisogna risolvere il problema, non si può non risolvere il problema. Perché è tutto fatto per come il commercio, cioè le cose ordinate, le cose disordinate, le cose di qua, le cose di là, alla fine quello che conta, se no non è commercio, è che ci deve essere i soldi dentro e la merce pagata fuori. La merce deve essere venduta, quello che c'è, ci devono essere i soldi dentro il cassetto. E questa è la stessa cosa, bisogna, per parlare di giustizia, per parlare di associazioni, di gente che sistema le cose, ci devono essere le condizioni necessarie e sufficienti per poterle sistemare la soluzione, se no è tutto un ammuzzo ammuzzo, no? Che me ne faccio? Gentile sì, ma bisogna essere anche risolutivi, capaci di gestire, non incazzarsi, non ne fa incazzarsi moderatamente,
Però bisogna essere anche proporzionati alle cose che si fanno, se no è tutto uno spingi spingi di cose assurde, no? Ok, peoples, non si capisce più un cazzo. Tutto un testo unico di marciume, di tritacarne. Peoples, io me ne sto andando. Vi saluto, ora poi mi faccio una passeggiata con le cagnulette. Ah, spero di poter gestire io un domani le mie cose, sono rimasto così, uno lavori per altri, lo gestiscono altri, perché cose, lavori per questo sto cercando di lavorare per me stesso, di dare un valore a queste cosuzze di famiglia. Tanto lavori per altri è la stessa cosa, ti telemassacro. Io sono stato attento a come guido, a quello che faccio, a quello che assumo, a chi frequento, sempre più. Quando ero ragazzino, e non è che ho il radar o le cose, quando ero ragazzino, mi dispiace pure perché comunque si ha bisogno un po' di familiarizzare, di socializzare con le persone, però se a contagio la gente è così ridotta, così, dipende dai flash, e ti fanno uno sfregio, c'è tanta incomprensione, tante cose strane. Spero che ci sia gente invece che cerca in queste cose qua veramente di sistemare, di fare girare le cose un po' meglio. Ti dico, cambiare il mondo, non si può cambiare il mondo sbraitando e prendendosela con tutto e con tutti senza verità e senza cultura. Ci vuole conoscenza profonda dei fatti, tutta la verità, conoscenza, cioè una storia vera, dei racconti che formano una storia vera. Hello peoples, ho spugnato un senso positivo del termine. Vediamo, ci aggiorniamo. Ritorno là a casa con Zani. Manco le chiavi di casa io gli ho lasciato, mai, mai, perché perde tutto, lascia le borse, fa delle cose. Perse una volta all'inizio, le ho lasciate e me l'ha persa. Non le sa usare, non le sa. Cioè, non è che è cattiveria mia o è mia volontà del non voler, anzi, tutto l'opposto. È lei che non mi ascolta e si fanno abbindolare dalla qualunque. Io posso obbligare una persona, posso obbligare una persona a essere. Cioè, non è che sono il suo padrone, o né moglie. Manco se è la moglie, non è manco moglie, posso io obbligare, sono per poi che ti vengono a dire il padre padrone, il marito padrone, la moglie padrona, la cosa, cioè, ma che cazzo di società è? Ma quindi, magari che in Italia soprattutto abbiamo tutta sta finta cultura, questa schiumazza di cose, di perbenismo, di ragionamenti, di cose che poi alla fine diventa tutto una brodaglia di stupidaggini, di cose che non sono vere, poi alla fine se tu non racconti i fatti come sono, tutto un mischia mischia di situazioni. Se non ti incazzi è perché non hai le palle, dicono qui. Se ti incazzi è perché tu sei fuori di testa, sei violento, sei così. Bisogna vedere, discernere su che cosa ti incazzi, su quali sono i motivi, su come sono andati i fatti e tutte le cose. Allora, italiani e paesi, sì, che sono tanti. Ciao peoples. Dovrei essere forse un po' più freddo, ma lo sono stato. Lo sono stato più freddo. Però il mio carattere è questo. Se mi dovessero manipolare o somministrare qualcosa,
che non me ne accorgo, probabilmente qualcosa che non sia tollerabile, diciamo, è qualcosa di pesante, che non sia che qualcosa di chimico, di pesante, di invasivo, è una manipolazione totale, che non è brio, che non è un po' di energia giusta, che non è, che ti scuote molto, ecco, che ti stravolge completamente e nel tempo. Probabilmente non avrei avrei delle reazioni completamente diverse se non me ne accorgessi, se non sapessi. Siccome so e sto molto attento, perché prendersela con persone come me o con me? Vuol dire che siete in malaffare. Malaffare per forza. Cioè, ma lo deve fare per forza. Ah, dipende, con me non vi conviene, fino a quando sono vivo. Hello, peoples. Ora c'era uno, in tutta questa confusione qua ci sono per niente. Gestite dal rotatorio, cose, semafori presi, chissà dove. C'era uno. Macchina nera, bella. Fuori dal finestrino, così, un po' se scende. Avrà le sue motivazioni. Non lo so, vuol dire che gli piace, che a suo figlio, a sua cosa, gli piace questo. Sta gente ormai è questo, sai, come i biscotti, i saronni, inzuppate, state i saronni, inzuppati in quello che sono inzuppati, diventano questo. Inutile, vi faccio il video, fatevi un giro e teletendersi, chi c'è? Se io sto attento e cerco di discernere, non posso diventare, siccome è tutto schifo e tutto spazzatura, divento anch'io schifo e spazzatura. Certe cose farò parte dello schifo. Se mi tirano la cacca in faccia, gliela ritiro in faccia, no? Se mi prendono, se la schivo, ve lo racconto. Hello, peoples! Mi raccomando. Se no, guarda, poche palle, poche chiacchiere, poche cose. Allora, lo sai come fanno poi i paesi funzionali? Dice: io la macchina la voglio senza tu, senza questa cosa qui, senza la frizione che fa così, senza la frizione che fa così, sospendo il pagamento della vettura e vattela a pesca. Voi siete il mondo che dovete lavorare, il mondo perfetto, il cosa. Allora io voglio una cosa perfetta. E a bofanculo. E ho spugnato culo. Quindi io faccio il bravo con gente che fa il bravo. Dobbiamo fare così? Facciamo il mondo perfetto, il mondo freddo? Facciamo il mondo freddo. Allora, io voglio la macchina sistemata, perfetta. Se no, sospendo il pagamento e ci giro lo stesso. E vado in coso e gli faccio una denuncia allo Stato italiano. Siamo un'altra volta punto e da capo. Se siete con la mentalità mafiosa, è non male che è diventato tutto mafioso e terroristi e ciarlatani e qua qua qua. Siete sereni, magari quando vi carini i ponti nella testa, i montagni, ecco. Ma dove si è vista una roba del genere? Qualunquisti. Siete italiani e paesi simili. Inutile che fate storie. Ciao, peoples. Che se devo fare? Ah? Faccio lo straniero
come dico io, dei posti dove dico io. Allora facciamo a ogni occhiello un bottone. Dice, vabbè, ma non è che è un giorno, è 2 giorni, è un mese, insomma, è un periodo. Qua è una situazione che si trascina da anni su tutte cose, su tutte cose. Quindi uno Stato che cerca la perfezione, che cerca, è come i soldi, non hai capito? Te lo i soldi falsi allora. Me ne stampo io con la stampante. Vengo a lavorare, ti dico grazie, grazie, grazie. Grazie però non faccio un cazzo e ti tieni il grazie. Ma che mentalità è? Ma non l'ho capito. Ma si trascina la cosa grave, vi sto dicendo, come nella macchina, nelle cose, che si trascina questa mentalità da anni. Fosse un giorno, 2 giorni, il mese per aspettare i pezzi, le cose lo posso capire. Già qua stiamo andando oltre. E le motivazioni sono come le altre situazioni. Sono motivazioni. Dai, pazzi, da gente che è svasata. Capito? Eh? Italianen e paesi sottosviluppaten. Invluppaten. Come a fare? Dobbiamo fare le cose perfette? Non lo so come si può essere così su tutto. Statevi tranquilli, sereni, magari cavare un ponte nella testa, anche se la giustizia è tutta. Magari se vi ammazzano, vi uccidono, vi arrobbono, non c'è distinzione tra le cose, si aspetta anni, mesi. Voi vi state tranquilli, lasciate tutto, fate i francescani. Anche se non siete francescani. Che psicopata. Ma che come cazzo proprio a contagio, a contagio. Ora spero che con la situazione della macchina si sistemi. Io ho aspettato tanto con i miei figli, con la macchina, con le cose. Ma qua la situazione sembra stessa. E poi le risposte sono delle scusanti allucinanti. E vi lamentate che la gente si organizza, mafie. Ma siete voi che strutturate mafie? È finta perfezione. Delle persone che fanno tutto a cazzo di cane, che strutturano e schematizzano tutto a cazzo di cane, finto. Cioè una realtà in cui uno si inviluppa in altre realtà. Non possono gestire, amministrare, parlare di lavoro, di giustizia, di mafia, di medicina, di cose. Cioè, perché sono loro che generano sta roba. Cioè, che cazzo? Cosa dovete andare? Quanto bisogna aspettare? Aspettate voi allora. Cioè, quanto bisogna aspettare? Aspettate voi. Il frutto, guarda, l'arcobaleno. Aspettate voi di raccogliere i frutti di ciò che avete seminato. Come dei fanfaroni. Cioè, seminate il finto bene, il male, cosa vi aspettate? Amoni, va, facciamo una passeggiata per le cagnolette. Peoples, vi faccio vedere solo questo, te le chi c'è qua? Guarda, guarda. Guarda qua, davanti a casa mia. Guarda. C'è. Ma talmente tanti sigari buttati, una cosa così pigliare e fare chillaghiutte, ma io non lo so. Chi ci colpa? Ci colpa lo Stato intanto che non ti mette un cestino e ha le colpe dello Stato. E quello che ha le colpe di non capire che sta facendo parte di uno Stato incapace e volutamente fanfarone. C'è la mafia. Ma però non è che la mafia non è solo mafia, cioè diventa così diventa terrorismo, cioè creare scompiglio, stress, panico tra la gente, non solo per la gestione di qualche presunta famiglia o gruppo, ma per il distruggimento di tutto, da cui ritrarre
benefici di potere. Della cultura italiana ormai, il vanverismo. Loro, la sua mafia, il terrorismo e il vanverismo che generano questo e diffondono questo vogliono controllare chi? A me? Ma prendetela in culo. Rotti in culo. Non vi muovete da lì, non vi muovete. Guai chi si muove, siete in arresto. Fermi. Italiani. Poi passa il vento. Vento! Vieni qua, porta delle vie queste cose, eh? Tu che sei un gran lavoratore. A loro si alliscono i soldi, loro che comandano. La verità. Qua ci vorrebbe Zani. La verità ti fa male, lo sai. Io ci siro, ha bruciato tutto. Manco lei alla fine lavorava qua. Tutta una carta falsa. Dice loro sconfiggono la mafia. Ma se la generate voi? Raccontando balle e scrivendo balle e misurando balle a modalità di balle. Suckers. Questo siete. Stato. Istituzione. Generalmente non se la prende chi non è così, se lo capisci. Hello peoples, andiamoci a fare la passeggiatina. Uno, fare uno, si deve strafare di imbrogli. Questo è quello che potete fare. Strafarvi di imbrogli. Sono strafatto di imbrogli. L'ho detto chiaro chiaro. Papale papale, palese palese. Drogate le persone. Di nascosto. Imbottite di cose e poi le manipolate. Ok? Ci sono le prove, milioni di prove. Oh, ora mi sento meglio. Lo stress costruttivo, perché c'è lo stress distruttivo, c'è lo stress costruttivo, quello di dire la verità. Con le prove, ma non una sola o di una persona sola, di tutta la generazione, in più manipolate. Garantito, persone che ti scaratterano così, no, è perché tu di qua non ci stai, non ci fai bene, non vi vuoi. Così, i cop è perché già erano così, certo, erano così, bevono, mangiano, parlano, cantano, ma non così, che di colpo diventano contro, è come se io ora come ora mi prendo contro i cani. Oh, i cani, poi ammazzo tutti. A coppia di flash. Vuol dire che somministrate delle cose. Ah, gli extracomunitari, quella che era tutta comunista, tutta amica di cosa. Questa tutta, ah, i gay, che non era così. Magari avrà avuto delle idee un po' razziali, ma non era che i gay, tutti malati, tutti. Gente, malati di mente, chi sta ancora capaiono? Capaiono operai da su raccordo con la mafia, la macchina, e va bene quella, 2 mesi, 3 mesi, 1 mese e mezzo, un mezzo nuovo, i gas tutte caricate nella testa, ancora pagate, così il centro associazione, ancora centro associazione non sa lavorare, gente che non sa lavorare, che distrugge, che fa le cose, né cose nuove, né cose vecchie, ancora voi fomentate
e per giunta sono quelli che mi dovrebbero controllare a me. Quattro fanfaroni, sviluppatori di mafia e di terrorismo. Ma prendetele in culo, dai. Prendetele in culo. Fatevi forte voi, con tutti questi stati come voi. Siamo pieni nel mondo di paesi così. Dai. Con il loro destino costruito. Andiamo? E di gente poi che diventa così. Ma cioè, proprio chiarissimo, palese. Gente che ha scarattere, tutto. Andiamo, così si diceva qua. Scarattere, cioè, escono fuori pezzi di carattere, di caratteristiche di cose, con delle scuse, con delle risposte che non sono graduali, ma sono una cosa impazzita e risposte che non stanno né in cielo né in terra. Ancora pagate, fomentate, ancora vi state in un sistema marcio, come quello che ti butta la sigaretta, ti butta la cosa, ti butta la qualunque, perché non c'è il cestino. C'è il cestino, se puoi tienitela da presso, se poi sei pieno pieno di cose, cerca un posto, la lasci, se è una cacca, insomma, la metti di lato, se cose chimiche, insomma. Discernere e non fomentare, fare parte di questo marciume a bambera, dando delle risposte e delle cose palesemente di persone che sono ormai sporche, sporche, qui prima di tutto, che pretendono ancora di comandare. Andiamo, niente, chi sei? La vecchia mafia. Che continua con queste robe qui, che ha sempre fatto, ormai è diffusissima. Le sette, oh, gente polarizzata, che vi ho spiegato che ormai è terrorismo, perché il terrorismo si basa sulla costruzione della distruzione, senza avere soldi, non è questione di soldi, non è cose. Cioè, magari con due spicci, chiunque, la diffusione del. Inutile che parlano i magistrati di mafia contro la gente se l'avete generato voi. Inutile che parlano di cose. È la diffusione del terrorismo, del terrore, cioè di cose, di gente che a vanvera cominciano a scaratterare, dire sin fuori di testa, non solo per questione di soldi, ma per questione proprio di usi e costumi fuorvianti, malati e cose, giocano, avvelenano, questo non lo guardo, c'è un omicidio, l'omicidio non lo guardo e se la prendono con questo, le droghe pesanti non esistono, è tutto un mischia mischia, così con questa scusa ti imbottiscono di droghe pesanti, ma c'è il certificato medico, ma ci sono pillole, pillole, cioè un conto è certificato medico per antibiotico, un conto è psicofarmaco, proprio un misto di imbroglioni, di inganni, di incapaci e di volontà e di presunzione che questo possa portare qualcosa di buono perché sei dalla parte che hai la pistola, che hai la cosa, perché hai l'avvocato, hai questo. E di buono porta che. Vai, vai, cammina. Cammina, lascia stare queste porcherie. Di buono porta che finisce. Capito? Andiamo. E quindi ci saranno tutta una serie di persone che sperano che finisce tutto male. Ok? Hello peoples. Andiamo. E quindi ve la prendete nel culo anche quelli che sperate invece che queste cose vi fanno sentire meglio rispetto ad altri. Andiamo. Dai, Tofì! Andiamo! Dai, che abbiamo da fare? Dobbiamo andare a fare quattro cose per la nonna. Con la testa di questi, però. Andiamo! Andiamo! Dai! Non ti incazzare, lasciali lì che si mangiano i veleni.
Non li scansare col piede, se no ti diciamo che è un calcio come quello. C'è uno che scansa col piede, il cane che ci arrivi prima con i piedi. L'hai calciato. Cioè, ma proprio, ma siete malati di... Questi sono gente malata, indotta. Questo tipo di persone, dici tutte? Ci saranno tanti tipi di induzioni, tanti tipi di... Anche i gay sono tutti malati. Ma che cazzo dici? Non è che... Ci saranno anche quelli che sono stati portati all'omosessualità, alla... A me, mettiamo, mi sta venendo uno schifo per tutti. Mi piacciono le donne, ma non bisogna farsi fregare da un volto, da una cosa. Bisogna guardare oltre, nel lavoro o dalla fica. Le cose. Bisogna guardare il tuo punto. Se il punto è la figa, ti fermi alla figa, ma se il punto è che devi ottenere qualcosa e ti mettono un pezzo di carne, o che sia minchia, o che sia buco di culo, o sia figa, cioè, vedi quante malattie ci sono. Ma non è che è tutto malattia, ci sono delle persone che hanno delle indole, delle cose. Andiamo? Mentalità è tutto qua. Veramente è una mentalità terroristica, mafiosa. Vergognosa proprio, che neanche la vergogna ci può. Che pezzo sorella? Andiamo. Non mangiare niente, andiamo. Vieni, mettiamo il guinzaglio, ferme. Meno male che ci siete voi. Amiche mie. E poi chiudiamo qui, Peoples, questo video che sarà lunghissimo. E per quanto tempo si devono trascinare queste situazioni? È impressionante. Per quanto tempo? Fino alla morte. Fino alla morte. Quando invece si potrebbe vivere abbastanza bene. Tutti. Speculazione sullo stress, sulla mentalità. Sulle varie malattie mentali diffusissime, di diverso tipo, più gravi, meno gravi, questo è terrore, questo è terrore, questo è seminare nella mafia, nella corruzione, nel qualunquismo, nel vamberismo e poi alla fine c'è la diffusione del terrore. Andiamo, vero cagnoletto e bed? C'è una leggera pioggerellina, ah, che bella, bella acida che mi sta... Aspetta, oh, bella lingua. Oh, io, extracomunitari, fascisti, cani, gatti, omosessuali, fanculo, 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 il culo, da culo, fanculo, un do culo, fanculo, co culo, un culo, un culo, un culo, un culo. Buona sta pioggerellina. Ah. Hello Peoples, spero che vi faccia anche un po' ridere qualcuno. L'altro ci stanno allora l'occhio, ci hanno giocare a ping pong. Minchia, guarda che pioggia, vaffanculo. Scappiamo, scappiamo! Scappiamo! Guarda qua, Doberman senza guinzaglio. Doberman senza guinzaglio sciolto. Poi dice il poliziotto che io non devo camminare col coltello in tasca e loro non controllano e non fanno le cose, quindi mi fare mangiare re Rottweiler e Doberman le cose, perché il poliziotto mafioso ha deciso che deve essere così. Non è mafioso. Ah! Queste sono le regole della mafia istituzionale. A loro non gli interessa, loro fanno un altro lavoro. Prendono i soldi e fanno i bocchini. Queste sono le regole italiane.
della mafia istituzionalizzata, un poliziotto che è mafia, capito? E non mi stancherò mai di dirlo, però si traduce tutto in terrorismo, che quando è diffusa questa mentalità, non è che lo sta facendo per soldi, lo sta facendo perché c'è una finta cultura, quindi c'è una cultura disfattista del terrore, della paura, della qualunque, e quindi è mafia. Cioè, che cazzo di regole fai, istituzione, se non le fai rispettare, se fai confusione fra le regole? Mafia. Quindi non mi devo portare il coltello, mi devo fare mangiare da un Rottweiler, da un Doberman, no, perché c'è la signora che nella testa c'ha, a posto del cervello, c'ha le minchie e c'ha i cazzi, perché i gay sono malati, quelli malati, ci saranno anche quelli malati di febbre, di influenza e di cose, quelle malate sono le istituzioni che portano, spingono mafia e terrorismo come soluzione, è finto per benissimo, capito? Ciao peoples, non vi incazzate, sucatemelo solamente, che è buono come un cannolo. Adesso ho preso i farmaci per la nonna, guardate qua che cazzo c'è, queste cose possono stare qua una vita. Dice, ma allora non si devono sciogliere, non so se avete visto nel canale quella con Rottweiler sciolto che si stava mangiando e mi girava attorno. Allora, non si devono sciogliere sti Rottweiler, sti cose, quindi non li ami i cani, ma io li amo. E dico che in alcune condizioni particolari si devono sciogliere, ma non si sta con la testa a guardarsi le balle, capito? E lasciare un Doberman così, perché ti prendi le coltellate, tu e il poliziotto, e poi finite in carcere, tu e il poliziotto e il questore che amministra sta roba continua, che non è un caso sporadico, è continua. Ti prendi le coltellate, capito? Per questo li ammazzano i poliziotti e poi si suicidano, perché non so cosa. Non è che combattono la mafia, non combattono un cazzo. Io non sto parlando a bandera, non sto parlando di malattie, non sto parlando di tutti. Sto parlando di tutto un sistema che non funziona e spinge questo. Quindi possibilmente della gente intelligente, i poliziotti, delle istituzioni, i carabinieri, della gente, della mafia stessa un po' più intelligente, delle famiglie, diciamo, un po' più intelligenti, si trovano in difficoltà, sono costrette a essere delle merde e finte. Capito? È una cosa a contagio. E c'è il questore. Cosa ne pensa? Che ne ha chi da pensare? A conclusione. Esodo e finemissimo. E regali. E anche questo. Hello people, basta, sennò il video diventa un film porno. Dice, ma quello è un cane talmente buono che è fatto a pan di stelle, pan di mulini bianchi, pan di... Guarda, io per l'amore dei cani, capito? Sto facendo il giro. Però poi quando ti trovi queste cose sotto, e soprattutto ho una misura nelle cose, non è che se vedo un cucciolo o se cerco di capire, di comprendere di che cosa si tratta, ma non sempre c'è il tempo per vedere, soprattutto c'ho il coltello a serramanico a doppia lama da presso, due lame, c'ho un bilama grande così che si blocca con la serratura che si blocca, e solo due coltellate, una coltellata solamente qua a rompighiaccio nel collo ti fa sapere lo custugno. Ciao. Andiamo, guarda che roba, lo Stato italiano è paese sviluppato, le regole, sti fanfaroni, che rubano i soldi, non sanno amministrare un cazzo, le regole. Questo è cacca umana, eh? Sti fanfar di vampiri, di... si capisce un cazzo. Qua è la zona del pacchio archeologico.
Avrugno, due cute da tigis, calla, appresso. Qua dentro non c'entrava, ce l'ho incastrato qua nel suo astuccio, sotto la cintura. Lo porto perché mi devo difendere, guarda, guarda che roba. Però il cestino c'è. Ci hanno messo giustamente questo davanti, così non si vede. E l'immaginate cosa c'è là sotto? Queste sono le latonie. E c'è la villa, la di nobile, la villa di lusso. No, come si chiama quella? La villa di, insomma, di un ingegnere. Gustato, non è a dire gustato. Che spinge sta roba finta. Guarda, guarda, l'ultimo che faccio io. Cosa c'entra lo Stato? C'entra perché non sa fare regole, non sa spingere le regole. Sono vanveroni, fanfaroni, fanno le cose a vanvera, i soldi non li sanno spendere e non li sanno gestire. Quindi il risultato, ammazzano e uccidono, avvelenano e combinano un altro. E vogliono che ci sia questo, in maniera che, perché questo per loro in Italia, in certi paesi, fare soldi. Fare finta di essere persone per bene, cioè persone per pene. Hello peoples, errata corrige, ne ha tre lame, qua. Ne ha tre lame, una per l'attacco, una per la difesa e una per il karakiri. Karakiri! Stanchissimo. Andiamo, andiamo a fare queste cose. Peccato. Che bella la mia terra, la nostra terra. Hello peoples. Ricordatevi, parlo a tutti gli accoltellatori a rompighiaccio, che le coltellate a rompighiaccio non si danno esterne, verso l'esterno, perché ve le bloccano, ve le parano in qualche modo, ma si danno all'interno. Cioè, ve lo spiego me. Non si danno qui, ma si danno qui. Dall'interno, così è più difficile bloccarle, capito? Uno deve pensare anche a loro. Uno che è buono con tutti, no? Andiamo. Mamma mia, che sporcizia, picciotti. Che sporcizia, non vi preoccupate che non ne ho coltelli. Inutile che vi scapicollate. Ce n'è tante cose per avere, per la legittima difesa. Un bel fazzolettino per non lasciare impronte digitali, eh? Chi c'è? Mi puoi scaricare in testa la qualunque. Armi, ce n'è tanti armi qua. Hello peoples. Andiamo a comprare i biscotti, ci sgamo pure la pizzetta. Guardate, guardate, gli raccontano le frottole ai bambini da quando sono piccoli. Non solo di politica, di religione, di filosofia, ma anche di giustizia presunta. Non l'ho detto io presunta, eh. Secondo di quello che riescono a capire. E con i soldi. Andiamo! Buona con la spinacia, così diventate fotti, fotti. Che già siete sicuramente fotti, fotti.
ore 15 circa. Meno male che mi sono mangiato quel calzone, quegli spinaci alla spunacia. Siamo rimasti con la macchina che giorno 20 la porto a ricoverare, così vedono se è l'alternatore o la frizione a fare quel coso, quel problema, e possono vedere, testare la macchina anche sulle luci. Intanto gli cambiano, insomma, fanno quello che possono fare. Quello che non lo possono fare lo faranno un'altra volta, oppure se la tengono per un po' di giorni e la testano, vanno a vedere bene tutto quello che serve. T-Pulse, qualcuno si potrebbe chiedere, ma tu si può imparare, dove stai andando senza cagnolette? Sto andando a mettere a letto la nonna dal divano. Ciao T-Pulse. Aiaia.